Ciao a tutte ragazze e benvenute in un nuovo video. Oggi vi faccio vedere un semipermanente rinforzato su queste unghiette che sono lievemente onicofagiche e però c'è da fare un bel po' di pulizia nel girocuticole perché oltre a mangiare le unghie si devastano anche le pellicine. Allora, come primo passaggio vado ad usare il Sanding Banks e vado ad opacizzare le unghie naturali. Ovviamente questo passaggio per chi non usa il Sanding Banks può essere fatto tranquillamente anche con la lima manuale. Effetto appunto questo passaggio su tutte e 10 le dita e poi inizio con la mia manicure. Come prima cosa vado ad utilizzare la punta trapezio, che questa, come vi dico sempre, mi aiuta a spingere indietro le cuticole, quindi ha la funzione diciamo di spingere le cuticole e allo stesso tempo mi va a rimuovere il grosso della cuticola, quindi diciamo intanto la parte di cuticola che si trova attaccata all'unghia e poi quella parte più spessa che si trova in fondo, ecco proprio diciamo nel perimetro. Non so se mi sono spiegata bene. Comunque ci leva gran parte delle cuticole. Per essere poi più precisi, vado ad utilizzare la punta pesciolino. La punta pesciolino va bene tra l'unghia della cliente e la sua cuticola, diciamo che riesce ad andare anche un pochino sotto, in modo tale da levare definitivamente tutta la cuticola che è presente intorno alla nostra unghia. Ovviamente questi sono procedimenti che vanno fatti con molta delicatezza e soprattutto non improvvisate perché potreste rovinare l'unghia alla cliente. Vanno fatti a giri molto bassi, quindi mi raccomando con molta delicatezza usate anche questa punta per andare a pulire il tutto. Terminato anche questo passaggio, in questo caso vado ad utilizzare anche la punta pera. La punta pera mi aiuta a pulire tutto il girocuticole sostituendo la tronchesina. Quindi vado proprio la posiziono proprio sulla pelle della cliente e mi fa saltare via la cuticola che mi sono appena tirata su con le precedenti punte che avete visto. Ovviamente, io per evitare che magari la cliente possa sentire calore o insomma possa accusare fastidi, la uso anche questa in maniera molto delicata. Non insisto, dove vedo che magari, la cuticola non viene via, la lascio senza problemi e poi, terminato questo passaggio, mi vado con la tronchesina ad eliminare quei residui che non sono riuscita, a levare, con la punta pera. Ovviamente questa è la mia tecnica, nel senso che ci sono tante persone che fanno tutto con le punte senza appunto l'utilizzo della tronchesina e si trovano meglio. Io preferisco fare così perché ho riscontrato anche con appunto le persone, le mie amiche a cui faccio le mani. Mi trovo meglio perché noto che comunque loro non avvertono nessun tipo di fastidio, le cuticole non si arrossano e niente, quindi io preferisco fare così. Ovviamente poi ognuno ha il suo metodo, c'è chi anche usa una sola punta per fare tutti e tre i passaggi. Quindi ognuna poi deve escogitare un metodo con cui si trova meglio e che il risultato finale sia appunto ottimo. Quindi, detto questo, vi lascio alla fine, della preparazione delle cuticole. Thank you.
Dopo mi vado a dare una sistemata alla forma delle mie unghie. Ovviamente qui c'è ben poco da fare perché avevo poco margine di lavoro. Quindi ho cercato appunto di dargli una forma un po' più omogenea, più rotonda possibile per far uscire fuori un risultato abbastanza decente. Ovviamente quando abbiamo queste unghiette così, se no, almeno che non facciamo una ricostruzione, il risultato non sarà dei migliori. Però insomma, infatti poi sceglieremo un colore molto delicato proprio per non esaltare i difetti che hanno queste unghie, perché come ben vedete sono tutte, hanno una forma una diversa dall'altra. E lei non le ha volute ricostruire, ha preferito farle crescere piano piano da sé. Qui state vedendo che appunto vado a tagliare le cuticole, quelle che insomma non ho voluto insistere con le punte. Anche di qua vado a dare la forma alle unghiette e poi vado a spolverare in maniera molto accurata tutte le dita. È un passaggio molto importante quello di spazzolare bene le unghie della cliente, perché più la superficie è pulita e appunto non ci sono residui di polvere, più il risultato che poi avremo alla fine sarà ottimale e duraturo, soprattutto perché se ci sono dei granelli di polvere rischiamo poi che tutta la preparazione che abbiamo fatto risulti vana, perché possono creare dei sollevamenti. Dopodiché inizio a preparare l'unghia con i miei preparatori, metto prima il deidratante e poi vado con il primer non acido, che come vi dico sempre crea uno strato appiccicoso in modo tale che poi tutto ciò che andremo a mettere successivamente avrà maggior tenuta. Poi applico una base. E questa di solito io la applico con il pennellino, come mi vedete sempre, invece questa volta sto andando ad utilizzare proprio l'applicatore del vasetto, in questo caso perché il prodotto era finito e quindi riuscivo a prendere la quantità giusta di prodotto, perché ricordiamoci che la base va veramente usata pochissima e ben spalmata sull'unghia, va proprio massaggiata. Va in lampada questo prodotto per 30 secondi e poi inizio a mettere la mia base HD, questa è quella di Passione Unghie, che mi ci trovo benissimo perché ha un'ottima tenuta e si stende benissimo, e poi con il mio pennellino mi vado a sistemare il prodotto. Possiamo anche farlo con il pennello del vasetto, però essendo queste unghie un pochino piccoline, con un pennello fino siamo un pochino più precisi, ecco. Poi, come vi dico sempre, ognuno deve trovare la propria tecnica, perché c'è chi si trova bene in un modo e chi si trova bene in un altro. Io in alcuni casi riesco tranquillamente a lavorare con il pennello del vasetto e in altri mi trovo bene appunto con il pennello con la punta sottile. Dipende sempre dalle mani che ci troviamo sotto. Quindi vado a fare questo passaggio per ogni singolo dito, faccio un dito per volta perché comunque questo è un prodotto molto liquido e rischiamo che possa colare e quindi rovinarci il lavoro, e anche perché questo è un prodotto che poi non va limato, quindi dobbiamo metterlo abbastanza precise. Quindi faccio così per tutte e 10 le unghie e poi faccio fare un giro di lampada completo a tutte e due le mani. Thank you.
terminata la polimerizzazione vado a sgrassare bene le mie unghie. E allora, questo è un passaggio opzionale, nel senso che potremmo passare direttamente alla stesura del colore, senza sgrassare, senza fare nulla. Io preferisco sgrassare ed opacizzare un pochino per due motivi. Il primo, perché vado ad allisciare un pochino la superficie se magari si è leggermente mosso il prodotto. E il secondo, che per me è il più importante, perché difficilmente questo prodotto, insomma, si muove in lampada, preferisco appunto opacizzarlo, proprio perché a volte utilizzo dei semi permanenti o comunque dei colori che sono molto liquidi e se sotto trovano la dispersione si muovono molto, quindi tendono a ritirarsi, e questa è una cosa che detesto. Quindi faccio questo passaggio, ma come vi ho appena detto può essere opzionale, non è necessario. Potremmo direttamente andare come escono dalla lampada potremmo andare direttamente ad applicare il colore. Quindi, terminato questo procedimento che sto facendo, vado ad applicare il mio colore. Se necessario, visto che in alcuni punti ho aggiunto dei piccoli angolini, mi vado a rifinire appunto il margine libero. Altrimenti procediamo direttamente al colore. Se state facendo questo passaggio di limatura e di opacizzazione, anche qui mi raccomando, dopo spolverate bene e eliminate bene tutti i residui di polvere, altrimenti quando andremo a stendere il colore la polvere si noterà, si vedranno appunto delle bollicine, e questo dobbiamo appunto evitarlo. Come vi dicevo, vado ad utilizzare un colore molto neutro proprio per evitare appunto di esaltare queste unghie, visto che, come vi dicevo all'inizio del video, non hanno tutte la stessa forma. Insomma, io ho cercato di fare del mio meglio per farle più o meno tutte simili, ma diciamo il materiale su cui lavorare era ben poco. Quindi faccio due passate di questo colorino, che è un rosa quasi trasparente, sempre anche questo di Passione Unghie, è l'SP93. Comunque poi vi lascio tutto nell'info box. Ragazzi, vedo tante di voi che poi alla fine di video mi chiedono che prodotti ho utilizzato, dove li ho comprati. Se fate attenzione, nell'info box inserisco tutti i prodotti. Se qualche volta non trovate il link è perché magari sono dei prodotti che ho acquistato anni e anni fa e magari non ricordo dove, o non sono riuscita a reperire il link, ma diciamo che è capitato forse una o due volte che non riuscissi appunto a trovare il link. Quindi mi raccomando, andate sempre a vedere l'info box, che trovate tutto quanto lì sotto. Allora, finisco di fare la seconda passata, mando in lampada, faccio polimerizzare 30 secondi e poi, terminata la polimerizzazione, vado ad applicare il lucido. Il lucido vado ad utilizzare un lucido con dispersione e lo applico nel classico modo, quindi lo metto su tutte e cinque le unghie e poi vado in lampada. Il lucido lo faccio polimerizzare 60 secondi. Al termine della polimerizzazione vado a sgrassare e vado ad applicare l'olio per le cuticole. L'olio per le cuticole lo applico per due motivazioni. La prima, perché va a idratare tutta la cuticola, e seconda, che per me è la più importante, perché mi aiuta a rendere il lucido ancora più lucido. Ovviamente questo avviene solo, cioè può essere fatto solo per con i lucidi con dispersione, quindi lo vado ad applicare e poi lo strofino con un pad asciutto e, come vi dicevo, oltre ad idratare le cuticole vado a rendere il lucido ancora più lucido. E questo
Questa tecnica potete consigliarlo alle vostre clienti o amiche, di ripeterlo poi anche a casa, perché se riescono, e se, ovviamente se hanno tempo, ogni 4-5 giorni di fare questo procedimento, arriveranno al ritocco successivo con le unghie lucidissime, come appena fatte. E niente ragazzi, io vi ringrazio di aver visto questo video, se ti è piaciuto lasciami un like, per qualsiasi cosa scrivimi nei commenti e niente, grazie di averlo visionato e ci vediamo al prossimo video.